La seduta è aperta e invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 26 ottobre 2015. Presidenza Giachetti. La seduta comincia alle 15 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 19 ottobre 2015. Il Presidente dà conto dell'emissione e passa alla discussione sulle linee generali delle mozioni Businarolo numero 783, Scotto 912, Misiani 1032, Guidesi 1034, Tancredi 1036 e Palese 1037, concernenti iniziative per assicurare maggiore trasparenza e partecipazione nelle procedure di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate dello Stato e da altri soggetti pubblici, nella quale intervengono i deputati Businarolo, Palese, Boccadute, Trancredi, Ferrara e Monchiero. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge numero 3169 ed abbinate, nella quale intervengono i relatori per la maggioranza, Morani per la seconda commissione, Gandolfi per la nona commissione, relatore di minoranza Ferraresi, nonché i deputati Minnucci, Rondini, Vezzali, Palese, Daniele Farina. Chiusa la discussione, interviene il sottosegretario Ferri, quindi il Presidente, preso atto che i relatori per la maggioranza e di minoranza rinunciano alla replica. Rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali delle mozioni Ravetto numero 989, Brescia 1033, Fiano 1035, concernenti iniziative volte all'istituzione presso i tribunali ordinari di sezioni specializzate per i procedimenti giudiziari giurisdizionali in materia di immigrazione, nelle quali intervengono i deputati Palese e Campana. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 17:50 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 27 ottobre 2015.